Sì, c'era una volta Federico Fellini. Non c'era una volta Federico Fellini. Federico Fellini c'è sempre, ci sarà sempre. Non poteva non esistere Federico Fellini. Dico questo perché mi chiamo Liana Orfei? No, dico questo perché capisco il valore di questo immenso artista che ho avuto l'onore, il piacere, il grande onore di conoscere tanti anni fa, nel 58, pensate, è stato lui a dire a un agente: mi serve un volto nuovo, un volto che non appartenga al cinema. E questo agente è venuto nel circo e ha visto questa fanciulla, chiamiamola fanciulla, avevo 19 anni, vabbè, fanciulla. E ha detto, mi ha presentato a Federico, che mi ha fatto un provino, non è andato bene perché non ero giusta per quel ruolo. Aveva bisogno di un volto giovane ma molto, molto sofferto. Io avevo 19 anni, ero felice come una Pasqua. Mia mamma Emiliana, tortellini e lasagne, pensate come potevo soffrire, quale sofferenza potevo dare. Ecco, è che il solo fatto che Federico Fellini si fosse interessato di un personaggio, diciamo, femminile, logicamente, che non apparteneva al cinema, apparteneva al circo. A quel momento lì ha scatenato giornalisti, copertine, produttori. Da quel momento ho iniziato la mia carriera extra circo e ho fatto 52 o 53, non me le ricordo, film, molto teatro, teatro importante, molto bello, con Edoardo De Filippo, con Luca Ronconi, con tanti grandi registi, teatro. Ho fatto musica. Ho fatto tanto, ma soprattutto tutto questo lo devo a Federico Fellini. Il fatto che questo nome, questa persona immensa, abbia pensato a me, ha sconvolto la mia vita. Ha fatto di una vita normale, perché anche se io facevo, ero in mezzo ai leoni, le tigri, gli elefanti, per me era normale, magari per voi no, ma per me era più che normale. Andare su dove andavo, sul trapezio, quello che facevo era tutto. Ebbene, questo era anormale, questo grande successo nessuno se l'aspettava. È stato e sarà sempre il personaggio più importante della nostra vita, di Nando, mio fratello Nando, Rinaldo, della mia mamma Alba, mio, perché lui e Giulietta sono stati per noi il sogno avverato. Cioè questi grandi personaggi che quando ci vedevano, quando noi venivamo a Roma con il circo, ci venivano a trovare, venivano addirittura, pensate, il giorno di Natale, a bussare alle nostre carovane e dire buon Natale, siamo Federico, siamo Giulietta. Pensate che cosa poteva essere. Io mi immedesimo in voi, perché io questo l'ho provato e penso che chiedo a voi che cosa immensa poteva essere. Questa gioia, questa cosa bellissima. Questa cosa bellissima, l'ho detto, mi ha portato a questo livello dove non so più a chi dare i resti. Circo, cinema, televisione, teatro, musica, regia, il libro, questo, quell'altro. Cosa devo? Devo tutto a Federico? Sì, devo molto a Federico, ma devo soprattutto a lui, tanto, che mi è stato sempre vicino.